L'insegna è una garanzia, bar caffè normanno da Chiefari. Guardate che meraviglia queste cose colorate, che cosa sono? Salsicce calabresi. Posso farvi una domanda velocissima? Le salsicce perché non le spaccate e le spaccate alla fine prima di mettere nei panini? Perché sennò si asciugano. Vedete che meraviglia queste salsicce, pensate che riescono a vendere, non voglio esagerare, 500 panini anche di più a sera. Io me ne sono mangiato uno, ma mi sembra ne mangio un secondo e un terzo. Guardate che meraviglia, vengono ogni tanto spostate per farle rosolare e non farle bruciare. Vedete, hanno poco nero, quindi sono abbrustolite come Dio comanda. Lui è il signor Nicola, uno dei migliori chef di panini di Torre, che salutiamo sempre col suo sorriso. Signor Nicola, buonasera. Una domanda, da dove vengono queste salsicce? Si può dire da dove? Diciamolo, la macelleria Chiefari è l'eccellenza delle carni, perché è giusto che anche bisogna pubblicizzare, di suo fratello Giuseppe. Guardate che meraviglia, sono di maiale, giusto? Guardate, guardate. Anche il pane viene abbrustolito, come mai? Ho capito, grazie. Guardate che meraviglia. Ci sono anche i peperoni, patatine fritte, vedete? Guardate, guardate. Questa è l'eccellenza delle carni. Macelleria Chiefari di Chiaravalle, vi aspetto a Torre per mangiare un vero panino. Un vero panino con la P maiuscola. Un saluto a tutti a Gigi da questa festa meravigliosa. Vi aspettiamo gli Almafolchi, a mezzanotte i fuochi d'artificio. E poi la cosa bella di Torre di Ruggero, che nessun paese ancora ha fatto, hanno creato un parcheggio a pagamento a 3 euro tutta la notte, quindi venite qua, trovate posto, perché il posto è grandissimo, entrano almeno 500 macchine, e quindi che volete di più? Divertitevi, una serata divertente, rilassante, comprate, acquistate, ci sono le bancherelle e vi mangiate un paninazzo dei Chiefari. Un saluto a tutti a GIJ e da questa meravigliosa festa. Ed eccoci nuovamente nella diretta. Sullo sfondo sembrerebbe la nebbia, ma non è la nebbia, è questa fragranza di salsicce calabresi che invadono l'aria. C'è la musica calabrese che ricorda gli Almafolchi che ci saranno questa sera. E la luna meravigliosa che ne fa da padrona con queste super illuminazioni. Ci troviamo a Torre di Ruggero, questo è il mercato, ci sono un sacco di arrostitori, ma soprattutto tante bancherelle. Ci saranno anche i fuochi d'artificio a mezzanotte e poi domani vi ricordo anche Frassica, il comico, sarà qui alle 22 gratis, quindi potete venire a vederlo. Questa è la festa di Torre di Ruggero, una delle più belle feste come quella di Brognaturo e quella della Madonna Addolorata, che ci sarà tra un po', la domenica prossima a Sera San Bruno. Vi aspettiamo allora a Torre di Ruggero. Guardate, sono così organizzati che, dato che non c'è posto, perché veramente ci sono migliaia di persone, cosa hanno fatto stasera? Hanno trovato un prato, tu paghi 3 euro e puoi stare tutta la notte parcheggiato lì. Quindi c'è anche il parcheggio a pagamento, guardate che meraviglia, negozi che hanno portato la loro bancherella qua. Quindi mi raccomando, venite a Torre di Ruggero, un saluto a tutti da Gigi da questa meravigliosa festa.